Facendo da hub che collega Oriente e Occidente, Dubai offre un accesso senza pari al resto del mondo e alla sua variegata popolazione. Il petrolio, da cui era un tempo dipendente, costituisce ormai meno dell'1% del PIL. Ma che cosa la rende così attraente per imprenditori in erba e non? Un imprenditore non è diverso da qualsiasi altra persona che cerchi un ambiente gradevole dove potersi intrattenere, formare e avviare un'attività con facilità. La Camera di Commercio di Dubai offre supporto a chi desidera avviare un'impresa. La sua sezione Dubai Startup Hub ha assistito oltre 2.000 imprenditori l'anno scorso. Ci sono varie fasi nel percorso imprenditoriale, dall'idea alla registrazione della società allo sviluppo dell'attività sul mercato estero. Dal 2019 il marchio di athleisure El Couture è cresciuto fino ad avere un successo mondiale. Ho visto un grosso vuoto nel mercato per l'abbigliamento sportivo comodo, di alta qualità ma a prezzi accessibili, e allora ho avuto l'idea di avviare la mia attività. Non l'avevo mai fatto prima, ho imparato lavorando, ma sono stati di grande aiuto per me in quanto creatrice donna. Dubai desidera non solo aumentare il numero delle start-up, ma coltivare e sviluppare queste attività per avere più storie di successo come questa. Nel primo trimestre di quest'anno a Dubai sono state rilasciate oltre 15.000 nuove licenze, un aumento del 19% rispetto al primo trimestre del 2020. Le licenze rilasciate quest'anno hanno riguardato soprattutto attività professionali e commerciali. La piattaforma dati Magnet tiene traccia di ogni investimento che avviene nell'ambito del capitale delle start-up. Attualmente i governi e le aziende a tutti i livelli sono molto interessati all'innovazione e alle start-up. Quindi noi aggreghiamo i dati che riguardano le politiche che si fanno, l'identificazione di potenziali investimenti, il momento in cui le start-up guardano ai loro concorrenti. L'incubatore Intelhack è stato creato per supportare il lancio di start-up nel settore dell'aviazione, dei viaggi e del turismo. Abbiamo distribuito a queste aziende circa 300.000 euro in capitale iniziale, equity free. Una delle storie di successo di Intelhack è Dubs. Permettono ai viaggiatori di fare il check-in del bagaglio prima di andare in aeroporto. Noi li abbiamo aiutati nella ricerca di mercato, nel trovare il giusto prezzo di mercato. E grazie a questa iniziativa hanno ottenuto una quota di maggioranza dal gruppo Denata, e questo ha permesso loro di aprire 90 punti nel mondo. Dubai ha da poco emanato linee guida per gli investitori stranieri. Penso che attualmente sia più facile che mai provare ad avviare un'azienda. I costi sono inferiori rispetto a una volta. Penso che storie di successo come Karim, come Souk, ispirino la prossima generazione di persone che stanno cercando di avviare aziende a replicare questo successo. Gli Emirati Arabi hanno aliquote fiscali tra le più basse fra i paesi concorrenti, con un'aliquota zero dell'imposta sulle società e l'IVA al 5%. Per me Dubai è una città molto stimolante, c'è sempre qualcosa da fare qui. Se vivessi in un'altra città, non sono sicura che mi sarei lanciata con lo stesso entusiasmo ad avviare un'impresa senza esperienza. L'ambizione degli Emirati è di lanciarsi in un futuro dominato da tecnologia e impresa per diventare la capitale mondiale delle start-up.